Grazie mille al dottor Vantaggi. Alcune riflessioni velocissimamente, perché il sito di stoccaggio di gas ha delle situazioni molto, molto singolari. Abbiamo detto inizialmente che è uno dei siti, forse al mondo, che è praticamente sotto una città densamente abitata. È uno dei pochi in Italia, e forse l'unico in Italia, che è vicino al mare, e questo io ho la sensazione che possa avere anche un significato per tutte quelle che sono le caratteristiche anche dei venti e delle particelle che ci sono nell'aria. E poi c'è un'altra peculiarità, è una particolare vicinanza a una riserva naturale che noi chiamiamo Sentina, per cui diventa veramente difficile immaginare quale logica ci sia nella decisione di strutturare un impianto del genere a, credo, un chilometro in linea d'aria con una riserva naturale, per non parlare poi del parco marino del Piceno, che probabilmente qualcuno ha ficcato nel cassetto, di cui non sentiremo più parlare. Ed è proprio per questo motivo che iniziare a parlare anche del diritto alla difesa dei beni comuni, ma anche di quelli legati al proprio patrimonio, sono aspetti che ci stanno particolarmente a cuore, e la possibilità quindi di esercitare dei diritti e osservazioni sul discorso legato alla svalutazione dei beni. Di questo ci parlerà l'avvocato Corrado Canafoglia, che invito gentilmente a parlare. Grazie. Non sarò così bravo come sono stati i miei colleghi che mi hanno preceduto con tutte queste slide. Mentre passava al dottore ho detto: lei dottore si è dimenticato un documento, forse non lo conosce, ma forse non lo conosce nessuno, o pochi lo conoscono. Adriano mi guarda, ride. Allora, poi glielo dirò qual è questo documento, lo saprete tutti adesso. Io la domanda che vi pongo è: perché fanno questo impianto? Poniamoci questo problema. A mia scuola mi hanno detto: ricordati, appena la prima volta entrato al ginnasio, chiediti perché. Tutti questi amministratori, diritto di precauzione, io non ci credo, dottore. Sa perché? Perché, come diceva Pierangelo Bertoli, che era io, è un cantautore che qualcuno forse ricorda, non credo alla vita pacifica e tantomeno non credo al perdono. So che siamo in un posto in cui bisogna perdonare, ma con questi signori non possono essere perdonati. E le dico perché. Lei ha parlato, ha spiegato a questi signori quali sono gli effetti delle PM10, di tutte queste particelle. E ogni volta lei, come ISDE, deve dire: ma guardate che ci sono questi problemi. E ogni volta lei impatta con i nostri amministratori. Guardate che io sono stato chiamato, io sono un pigro fondamentalmente, cerco sempre chi mi chiama ogni volta che qua in platea mi dice: dai, vieni, vieni, e guarda, no, trovo sempre mille scuse. E ogni tanto cerco di svicolare, stavolta mi ha incastrato. Ma ogni volta, guardate, in questa regione, e giro anche altre parti d'Italia, vi posso garantire che ogni volta in questa regione sento sempre i soliti discorsi. Ogni volta, poi magari non conosco le carte degli atti, magari troviamo sempre gli stessi nomi. Ogni volta troviamo, sia di qua che di là, parlo da parte dell'amministrazione pubblica, da parte di questi grandi imprenditori, sempre le stesse procedure. E ogni volta però ci troviamo di fronte a un dilemma, che è questo, ovvero sia, io dico sempre questo: chi di voi ha avuto un incidente stradale? Tanti qui in mezzo, penso, o quantomeno ha avuto da dover recuperare un credito. Quante volte voi avete detto: vabbè, lasciamo perdere, ho avuto un incidente stradale, sai che me frega? No, tutti andate dall'avvocato, lo fate recuperare, vi arrabbiate solo con l'avvocato se non riuscite ad ottenere giustamente, vero, quello che avete nella vostra testa, punto. E mi ricollega a quello che dicevi Riego, ovvero sia la salute. In realtà ognuno di noi dice: è molto importante, ma nessuno di noi non solo non ci dedica tempo, ma non ci spende manco un euro. E vi spiego perché. Ecco il documento che a lei forse manca, ma manca a tanti. La regione Marche, nelle persone dell'ARPAM, quindi è l'agenzia che si preoccupa
di valutare questo, perché ci sono gli studi, Il problema è, questi studi dove stanno? A chi l'hanno fatti vedere? Qualcuno c'è riuscito a mettere le mani. Ecco il problema delle PM10. Ebbene, la Regione Marche si raccomanda in una delle linee guida addirittura di evitare di bruciare legna nei camini, per evitare di produrre problematiche di natura, sia malattie che arrivano sino alla morte, sia malattie che creano problemi, tipo possono essere malattie broncopolmonari, mi aiuti lei se dico stupidaggine o meno. Questa è la Regione Marche. Se non sbaglio è la Regione Marche colei che preside a questa tutta la parte amministrativa. Quindi al diritto di precauzione, al principio di precauzione non ci credo. Noi non siamo europei, ormai lo stiamo vedendo, no? Abbiamo avuto bisogno di avere Monti per farci dire fermi, buoni, calmi, cercate di trovare poi che sia giusto o meno. Se noi siamo italiani e i nostri amministratori purtroppo sono così, guardate, di destra, di sinistra, non è un discorso populista, Purtroppo quando ci sono gli interessi in mezzo il problema scompare, sembra che abitino in un altro mondo, sembra che non abbiano figli, sembra che non abbiano problemi di tumori, non si capisce come ragionano. Io guardate, non credo che ci sia mal costume, parlo, ma ci sia solo un modo di fare o di tentare di far di esercitare un potere di decisione che siamo che ci porta lontani da quello che è il concetto di democrazia. La domanda che io facevo prima agli organizzatori era questo: ma vi hanno compreso qui l'amministrazione, cioè, c'è il sindaco qua in mezzo? Non c'è? No, non c'è. È sempre così, giusto? Ogni volta, guardate, ogni volta che io entro in una sala, l'unica volta la sfortuna ci ha avuto in mezzo a 500 persone, Adriano me ne darà atto, che è stato costretto a scendere da una platea dove in silenzio assordante, dove tutti lo guardavano, per una cosa folle. Lì c'era addirittura la Procura della Repubblica, la Camorra, l'Andrangheta, c'era di tutto lì in mezzo. E la Regione Marche, con tanto di commissione d'inchiesta, dove si parlava di ecomafia, ma parlando dei loro dirigenti, non è che stavano parlando di Zagaria o altro, dei loro dirigenti. Questo è un documento, persone che stanno dentro, che continuano a lavorare. Io sarei curioso di capire chi è che ha firmato, chi sta seguendo queste cose, magari sono sempre gli stessi, E non lo dico io, come dice il dottore, lo dicono i consiglieri regionali in una commissione d'inchiesta, nascosta. Però ci sono gli atti che noi abbiamo prodotto in un giudizio. Quando lei parla di termovalorizzatore, abbiamo vinto una causa, ci hanno cercato di oscurare su tutti i siti, ma la potete andare a vedere, a Sassoferrato, quando proprio per aver utilizzato il termine termovalorizzatore, agli organizzatori, quindi preparatevi, gli avevano chiesto quanto, 500 milioni di euro, questi erano, boom, cascati per terra. Paura. Abbiamo vinto perché abbiamo dimostrato che in realtà tutto quello che il dottore ha detto è vero, cioè non c'è niente di strano, è vero, soltanto i nostri amministratori non se lo ricordano. Abbiamo vinto, lì sono fuggiti, volevano bruciare la carta con la colla delle buste, cose allucinanti, sono fuggiti, vabbè, vinta questa situazione. A Schieppe di Orciano, dove è arrivato di tutto, personaggi, processi penali, di tutto, abbiamo vinto. A San Ginesio, dove siamo stati costretti a denunciare il sindaco, si sono bloccati sempre per comportamenti di questo genere. Una volta lo chiamiamo termovalorizzatore, una volta impianto di stoccaggio, una volta questo, no? Però il fil rouge è sempre quello. Allora, qual è il problema? Il problema, sapete chi è? O chi è? Chi sono? Siete voi. Non sono gli amministratori. Siete voi. Cioè, dovete capire, dovete decidere una cosa. Volete urlare, riunirvi, poi vi stancherete a riunirvi perché dopo un po' non ne potrete più, e quindi accettare supinamente quello che questi signori fanno, anche magari senza pensare, anche senza arricchimenti illeciti, ma proprio perché... per una questione di contraddittorio, tu dici sì, io devo dire no perché faccio vedere che io sono, che comando. Molte volte si innescano questi meccanismi, altre volte c'è qualcos'altro, ma a volte solo per banalità di questo genere qua.
Ma il vero problema è capire se voi realmente tenete al vostro territorio, se voi tenete alle vostre case, alla salute vostra, dei vostri bambini, di chi vi verrà incontro. Io ho fatto prima domande a Serafino, dicevo, ma se è una roba tanto folle. Gli ho detto, ma scusate, ma voi l'Aquila, il terremoto di L'Aquila, avete sentito? Io sto a Senigallia, io ho sentito. Quella notte, io mi ricordo, ballava, io sto a Senigallia, quindi noi ci giochiamo con San Benedetto questa storia del turismo, no? Qual è la città più turistica delle Marche? Noi Senigallia diciamo noi, chiaramente, voi dite voi. Noi siamo contenti se ci fate una cosa di questo genere qua, perché scusate, 60 metri, siamo dentro la chiesa, non si può dire cos'è. Ma dove volete mettere questa cosa? Ma portatevelo a casa, cioè, ma come vi viene in mente? Ma per fare cosa? La regione Marche ha bisogno di una cosa di questo genere? A livello di energia, abbiamo bisogno? Economicamente ne abbiamo bisogno, ma non ci hanno detto, cioè ogni tanto ci dicono che dobbiamo sviluppare il turismo, i servizi, tutte queste storie qui, mi sembra di aver sentito, e poi ogni tanto buttano dentro queste cose, sempre i soliti noti, 2%, 3%, 5%, le fiduciarie, le cose, sempre queste. Allora la domanda è sempre questa, bisogna capire se voi realmente avete gli attributi, scusate se ve lo dico, io sono sempre molto brutale, una volta mi dicono, ma come si permette di dire queste cose? Perché in realtà è così, se voi lo volete, questa cosa non la fanno, ma se voi lo volete, e vi spiego come, i politici vivono di due cose, del consenso, guardate Bobbio che non era un uomo di destra, diceva che in realtà la democrazia c'ha nel proprio, dentro, cioè dentro di sé, il germe del consenso. Il politico non fa quello che è il bene, ma fa quello che gli porta consenso. Quindi se lui vuole rubare, facciamo rubare. Se non si vuole pagare le tasse, perché sennò la maggior parte non vuole pagare le tasse, e non paghiamo le tasse. Questo è la democrazia funziona così. Allora, che armi avete voi per bloccare queste situazioni qua? Ne avete varie. Una è quella del consenso. Incominciate a prendere i vostri rappresentanti, partendo dal sindaco, dalla provincia, dalla regione, voi avete un consiglio regionale qua, giusto? E dite, tra l'altro viene dal mondo del turismo, il secondo chi è? A due, appunto, due, poi l'ambiente, appunto. Che ha detto? Allora, lui ha detto sì allo stoccaggio. Oh, perfetto, benissimo. Allora, la prossima volta non lo votate, ma mandategli le lettere di Natale dicendo, guarda, se tu dici di sì, come? Ma diteglielo, perché vivono di queste cose, signora. Glielo posso garantire. Mentre noi viviamo a mese, cioè il mese dobbiamo pagare la riva, dobbiamo pagare la rata del mutuo, dobbiamo pagare questo, questi vivono a elezioni, a scadenze elettorali. E se voi cominciate a mandare, questa è una stupidaggine che mi è venuta in mente mentre ascoltavo voi, incominciate a mandare due letterine a casa, io non ti voterò più. Ricordatelo, guardate che gli fa più male di quanto voi possiate pensare. Stessa cosa vale in regione, stessa cosa vale per il sindaco, cioè bisogna che questi signori prendano coscienza o dicano pubblicamente perché vogliono l'impianto, perché è una questione occupazionale, perché è una questione, che ne so, lo devo spiegare. Avevano detto le posizioni speciali, il sindaco nostro, San Benedetto, era favorevole in quanto su occupazione, ma anche con la occupazione, pensione, 3, 4, quante persone lavorerebbero? 6 persone. E le paghiamo lo stesso, senza tagliare. No, beh, ma era un comune, per essere preciso. Domande facciamo dopo. Vado avanti, mi scusi, signora, scusi un secondo. Lo so che sono 3-4 persone, che poi probabilmente non è nessuno di San Benedetto, perché vengono da fuori. Perché per impianti di questo genere, Serafino, correggimi, ci vogliono tecnici specializzati. Io ho visto Falconar, noi fortunatamente. Guardate, la storia di Falconara era una perla negli anni 30, negli anni 20, al tempo del fascismo, era una perla del turismo. Ci hanno piazzato, per fortuna per Senigallia, che era un borgo di pescatori, ci hanno piazzato la raffineria, Falconara è morta, punto. E sapete chi è che va a lavorare a Falconara? Arrivano gli americani, arrivano gli inglesi, arrivano tutta la gente che vengono, le cooperative, perché chiaramente Italia, arrivano. Di Falconara lavoreranno in 20, 30. È possibile che in un albergo quanta gente impiega?
Quanta gente impiega un albergo? Lui dice quanta gente muore, ma quanta gente impiega un albergo, un ristorante? I numeri sono nettamente superiori a un impianto di questo genere. Quindi economicamente non regge quel discorso. Allora torno velocemente. Siete voi che potete scegliere se mandarlo avanti o meno. Qui sono andati molto avanti, perché sotto sotto sono andati molto avanti, ma guardate che in altre situazioni erano ancora più avanti. Giusto, Adriano? Ma molto più avanti. Il problema è la forza con la quale voi reagite. Io ho visto, adesso stavo leggendo appunto la diffida che è stata predisposta lì davanti, e guardavo appunto alcuni argomenti velocemente. Quando vi dicono, ma insomma, la valutazione di impatto sanitario, chi l'ha fatta? L'ARPA? Non se ne parla. Esatto. La valutazione di impatto sanitario, quello che diceva il dottore. Benissimo, allora vogliamo fare l'incontro. Io so come andranno queste riunioni. Incontri in cui ognuno di voi viene chiamato, poi dice: guardate, siccome voi non siete una parte, adesso venite a dire quattro chiacchiere e poi uscite. Questa cosa ci è successa, mi ricordo, in provincia di Ancona, a che quando stavamo uscendo, io dico, scusi, mi sono dimenticato una cosa. Sono tornato su e gli ho detto: guardi, c'era una cosa come quella. Si ricordi? Lei com'è che si chiama? 1, 2, 3, 4, i nomi. Se voi andate avanti, ricordatevi che prendete una denuncia penale. Perché? Perché non ci sono queste cose. Sono fuggiti. Fuggiti. Hanno urlato, come si permette. Sono fuggiti. Fuggiti. Perché fondamentalmente sono fuggiti. Cioè ci sono dei documenti che dicono: guardate, fermatevi, perché ci sono le polveri sottili, i nostri comuni, non solo Sametti, anche Seriali, ma tutte. Siamo massacrati. E gli dicono: guarda, potenzialmente li potremmo denunciare penalmente dall'ultimo, dal primo all'ultimo, i nostri sindaci. Non lo facciamo perché cerchiamo di trovare delle soluzioni, ma insomma è ora che questi lo capiscano. Allora, siccome questo non dà lavoro a 500 persone risolvendo un problema occupazionale della zona, ritengo che la salute lo è sempre, ma sicuramente non c'è neanche un ritorno economico per la zona. Quindi, primo discorso, l'impatto, la valutazione di impatto sanitario. Giustamente dicevi, c'è gente che ci sta male, non se ne parla, ma bisogna parlarne. Ma chi ne ha parlato? Chi è il contraddittore? Dove è stato? Dove sono i documenti? Parlavamo, ma questi documenti, quando arrivano i progetti, vengono depositati in comuni, in regioni, se voi provate, personalmente, voi provate a depositare un progetto semplice per una casa, e poi dite, state lì, cosa vi dicono? Guardate, no, torna, portano altri 20 documenti, altri 3, dici no, bruciate, perché non hai portato tutti i documenti, punto. Ci sono tutti i documenti sin dall'inizio? No, allora ne portiamo 10, poi ne portiamo 20. Ma perché non me li porti tutti? Non dico cos'è questa forma di portare i documenti all'interno delle procedure amministrative per arrivare alle autorizzazioni, ma non lo dico perché c'è la telecamera, poi ve lo dico pure se volete. È un pressapochismo fondamentalmente che non può essere accettato, perché un progetto deve, per essere accettato, deve essere valutato nella sua interezza. Possibile che ci sono problemi sismici, ma non ci vuole Carnelutti, perché è un avvocato, non ci vuole un ingegnere o un geologo di grido per dire, come appunto è Serafino, per dire che qui ci sono problemi, è chiaro. Noi non abbiamo sentito perché siamo un po' più lontani, perché già siete voi, che fondamentalmente qui siccome non è più sisma, quindi si è fermata, giusto? Appunto. Altra cosa, andiamo a vedere. La legge Seveso, vi ricordate? Noi, io ero piccolino, no? La diossina, queste cose qua. Quando ci sono impianti di questo genere, ma c'è una procedura talmente rigida, talmente chiara sulla carta, che va rispettata. Cioè, questo è un impianto nuovo, tu la devi rispettare, non c'è nulla da fare. È inutile che continui a dirmi sì, porto, tengo nascosto, non dico, faccio, non faccio. Prima si valuta, perché poi magari, signori, viene fuori che guardandolo con la testa, in maniera asettica, hanno ragione loro, cioè non c'è nessun problema, porto occupazione, e non crea nessun problema, però va fatto in maniera chiara. Cioè bisogna mettere i documenti sul tavolo, bisogna prendere l'agenzia e guarda, ti sta bene che facciamo una cosa di questo genere? Ti spiego che non c'è nessun problema. Ma qual è il problema a spiegare, a far capire le cose? E allora vi dico, io ho letto sul giornale, perché ho detto, ma mi fate un attimo capire, vorrebbero fare un banco per spiegare, credo, a quello che ho capito, ho letto male. Ecco, allora voi fate un'altra cosa, voi andate un banco, dite chi è che ci va in questo banco a parlare?
L'avevamo fatto ciclo chiuso. No, no, loro. Ma quelli della Gas Plus dove abitano? Allora, voi andate a portarla a casa loro. Ci saranno il comitato tecnico. Benissimo. Allora io quello che dico sempre questo è, perché dicono, ma sapete, ma perché non è possibile in Italia non si fa mai niente? Perché nessuno vuole le cose all'interno del proprio giardino. Hai ragione, ma portala a casa tua. Ma perché le vuoi da me? Ve ne vengono in certe zone a colonizzare. Strano, sembrerebbe strano, perché normalmente avete un assessore, avete i consiglieri, quindi bene o male dovevano stare un attimo calmi. Sapete che c'è qualcosa qui? Soldi, sì, no, normalmente vanno in zone dove non hanno una grossa resistenza e poi la trovano comunque ogni tanto, però dipende sempre dalla gente. Quindi dico, c'è una legge Seveso talmente chiara, talmente precisa, che è stata rispettata, non lo so, non mi pare. O quantomeno da quello che sto sentendo ho qualche dubbio, probabilmente vi sta sfuggendo qualche cosa. Tu Severino probabilmente hai preso un abbaglio, non c'è, non so, c'è qualcosa che ne so. Boh. Però io dico sempre che c'è un modo per far emergere queste cose, c'è la magistratura, c'è, e non bisogna aver paura, c'è la magistratura per dire, signori, questa ha depositato sta roba, me fai vedere se l'ha depositate tutte. Poi vi spiego anche quale magistratura, per non cadere negli errori di andare dentro il TAR. Chiaro? Vale. Poi la terza cosa è i danni patrimoniali. Allora, io ho visto vicino... voi non so se avete notizie o avete avuto mai cognizione o avete avuto problemi con l'elettromagnetismo, con i problemi delle antenne, queste cose qua. Non andate vicino alle scuole, non andate vicino a casa. Qui siamo a 150, cioè, a parte siete sotto la città, fondamentalmente. Quindi io quello che dico è, chi è che si compra una casa lì? Allora, nel momento in cui tu fai il progetto, stai pensando solo ed esclusivamente ai tuoi affari economici. Di dov'è la Gas Plus? Appunto. Cioè, noi vogliamo andare a fare, io non so, se ci andiamo a fare i favori ai francesi, che bene che se vada ci mettono sulla faccia nelle cose, anche per la questione del nazionalismo. Ma come le viene in mente? Allora io quello che dico è, possibile che l'unica cosa di cui si preoccupano i nostri amministratori è, eventualmente, e sarebbe da vedere questo, se è stato in questo caso, degli indennizzi al comune. Delle fiduzioni, non so se sono state previste. Io in tante situazioni che abbiamo toccato, vinte, laddove la gente era realmente arrabbiata e realmente determinata, abbiamo trovato fiduzioni scadute. Cioè gliele chiedevano, poi non le rinnovavano, non gli fregava niente a nessuno. E quando c'è stato il momento di pagare i danni, addio, arrivederci e grazie. Questo è successo a San Ginesio, anche a Mondavio. Al Mondavio è l'agro, per dire, una cosa dove appunto c'era è arrivata la camorra, poi è arrivata l'andrangheta, alla fine è implosa da sola, per fortuna, perché sennò arrivava anche la mafia, eravamo a posto. E così, guardate, e guardate che dietro a queste situazioni, commissione d'inchiesta con gli amministratori, anzi i dirigenti della regione Marche, in mezzo, eh? Ma quello che vi sto dicendo è su documento. E gli uffici sono sempre quelli, eh? Andiamo avanti. Quindi quello che dico è, quando a me fanno un torto, a me privato, a me singolo cittadino, per quale motivo io non ho diritto ad avere un risarcimento del danno, anzi, meglio, un indennizzo di quello che è il deprezzamento? Perché una situazione di quel genere vuol dire non, economicamente, non avere chiaramente un deprezzamento. Chi compra? Altra cosa, voi le bandiere blu, tutte queste, non so se ce l'avete voi le bandiere blu, tutte queste stupidaggini, a noi ce ne abbiamo 28, 29, perché, ecco. Allora, come fanno a dare le bandiere blu con queste cose qua? E pensano i nostri politici che con le bandiere blu la gente arriva, non è vero, non c'entra niente, la bandiera blu, che ne so io dove sta la bandiera blu, appunto. Ma come facciamo a coincidere, a far unire la vostra vocazione turistica, come è la nostra, con una situazione di questo genere? Ma chi viene? Avete mai visto voi Gela? La Sicilia è stupenda. Andate a Gela, dove c'è una raffineria, la gente già va al mare lì. E va dall'altra parte. Ma è normale. A Falconara la gente non ci va. Va a Senigallia, va a Manumana, ma lì non ci va. Ma non ho capito che scelta economica è. Così, può essere una mia così, stupidaggine. Questo qui comporta, forse dovreste anche un momentino sensibilizzare, probabilmente l'avete già fatto, gli albergatori.
quello che mi meraviglio io. No, no. Cioè, fammi capire, guardate che c'è questo problema qua. Io non lo conosco, eh. Benissimo, tutte, guardate, è imposto dall'alto, tutti questi tipi di interventi, tutti, nessuno escluso, sono imposti dall'alto, tutti. E ricordatevi che passano laddove la popolazione subisce. Quando la popolazione si imbestialisce, urla, e non passano, eh. Cioè, ricordate, io non vorrei dire una stupidaggine, ma mi pare che questa zona era destinata, sembrava, si vociferava, anche per la centrale atomica, nucleare, no? C'era anche questa diceria, che era vera, eh? Per me era una stupidaggine, era vera. Poi dopo, per disgrazia loro, ma per fortuna per il mondo, è venuto fuori il problema del Giappone, e a un certo punto si sono girati dall'altra parte. Adesso sembra che stanno ripartendo con le loro idee, vabbè. Però questa, ma per cosa sta succedendo qua? O non c'è una popolazione particolarmente ardita che urla, o il mondo politico probabilmente non è particolarmente attento a queste cose. O tutte e due. Oppure, non lo so, il clima, che ne so. Andiamo avanti. Altra cosa. Dice... Esatto. Quello che dice appunto Serafino. Io voglio una, perché ho letto sui giornali, verrà una commissione, lui non lo dice perché è un geologo, io lo dico, non c'ho nessun problema. Con Adriana abbiamo fatto una cosa, se voi andate su internet la trovate. A un certo punto, vi faccio questo piccolo inciso, Adriano May che dopo verrà dopo di me. Provincia di Pesaro, a un certo punto la provincia di Pesaro era favorevolissima, insieme al nostro governatore Spacca, favorevolissimi all'inceneritore di Schieppe, gestito da signori che poi sono andati sotto processo insieme ai dirigenti della Regione Marche, cioè dove la Regione Marche non si costituiva parte civile. Questa è la situazione. Allora noi abbiamo detto, sai che abbiamo trovato delle magagne, perché poi andando in profondità nei documenti si trovano, perché più si va a scavare più si trovano. Allora abbiamo detto, benissimo, noi vi diciamo, facciamo la conferenza stampa, e siamo andati all'interno, la conferenza stampa l'abbiamo fatta all'interno della provincia di Pesaro con un escamotage. C'erano davanti i dirigenti della provincia di Pesaro, si sono sbiancati, noi abbiamo portato documenti, atti, ma cose gravi, eh? Ah, mi scusi, come mail, come cittadini. Sì, i due matti eravamo io e lui e altre tre o quattro persone, perché altre sei, non perché? Perché i cittadini avevano paura, noi siamo entrati dentro e abbiamo detto, cari signori, vi diciamo questa cosa, aiutiamo la provincia, al suo interno c'è questo problema, c'è un signore che fa il controllato e il controllore, adesso noi lo denunciamo, facciamo nomi e cognomi e diciamo dove andate a cercare. Si sono sbiancati, questi sono due matti, usciamo, non facciamo in tempo ad uscire e arrivano le telefonate, ma che siete due pazzi, come avete, era un'altra gente, cioè. Noi non è che ci siamo nascosti, perché abbiamo portato le telecamere con i giornalisti, cioè non è che l'abbiamo detto così, è che si è apparso sui giornali che ci avrebbe denunciato, massacrato e via dicendo. Anche sapete cosa abbiamo fatto? Benissimo, tu ci denunci, però siccome tu non ci denunci, parlo delle Ucchielli, no, tu non ci denunci, siamo andati dal procuratore della Repubblica, dove diciamo, noi ci autodenunciamo, sapete perché? Perché in questa maniera, caro procuratore, che lei fa, non lui, che lei fa il macaco dicendo che è sempre al servizio dei cittadini, lei è costretto a tirar fuori tutta la pratica, questa è la nostra pratica, lui non ci denuncia, le nostre denunce rimangono lì e si insabbia tutto, a che mi guarda e mi dice, ma lei come gli viene a testa? Io no, perché questo è quello che succede. Morale, dopo un mese, 20 giorni, il presidente della provincia ha buttato fuori questo che aveva fatto questo pastrocchio, gli ha tagliato la testa e si è girato con una capovolta a pie pari a favore della popolazione che faceva contro l'inceneritore. Chiaro? Questo è quello che è successo, ma perché c'è stata la determinazione, c'è stata la volontà di andare avanti, di non fermarsi, di non aver paura, perché vi arriveranno vicino e vi diranno, vuoi lavorare? Guarda che tuo fratello lavora lì, tua sorella lavora di là, perché anche questi sono i sistemi, oppure chi organizza, gli verranno le lettere in cui chiederà, la Gasplus chiederà i danni, ve lo dico, succederà, chi dirà stupidaggio arriverà i danni. Non è una metra,
Sta dicendo, la Gas Plus ammette, dice, indennizza, è quello che dicevo prima, perché indennizzi il comune e non il singolo cittadino? Io lo voglio anche come singolo cittadino, cioè io voglio essere, ci sono dei diritti, dice, diritti e non è il termine giusto, che il comune deve tutelare, che è quello della collettività, ma ci sono anche i diritti dei singoli e io li voglio. E allora bisogna dire alla Gas Plus e a chi ha fatto queste pratiche, dice, guarda, forse ti sei sbagliato una cosa. Andiamo tra le tante cose che ti sei dimenticato, tra le poche cose che ti sei dimenticato, te ne sei dimenticato una, la fiduzione a favore della popolazione, per i danni che tu andrai a creare. Me la metti lì per favore? Quanto la valutiamo? Quanti siete? 45? No, 100.000 dove è compreso tutto compensato. Quanto gli diamo a ognuno di voi? 10.000 euro, mica tanto, 10.000 euro, 20.000 euro. 50.000 euro a testa, mi fai una fiduzione 50 per 100.000? Fate i conti in matematica, non so bravo, quant'è? Quanto? Me la metti qui per favore? Non voglio i soldi, perché io sono matto. Ti dico tutte stupidate, Serafino non le sa le cose, non le sa. Dottore, ma stai, stia in Umbria a dire ste robe. L'avvocato è matto, però... Però mi fate sta cortesia? Io sì, metti caso che c'è qualche problema, mi metti sta fiduzione qui da una primaria, non compagnia, una banca primaria, me la garantisci per cortesia? E tu amministrazione pubblica però me lo devi imporre, perché tu ti devi preoccupare non che la Gas Plus infili il gas là sotto, ma mi devi tutelare i miei cittadini. È inutile che lui sta a fare il consiglio straordinario dall'altra parte. È questo che lui deve garantire, non la Gas Plus, voi deve garantire. È questo che voi dovete chiedere. E su queste cose, guardate, che le imprese, quando annusano, fuggono. Quando capiscono che il business, che non siete fondamentalmente con la gente con la nalla al naso, fuggono. Quando capiscono che il business non c'è più, vanno via. E cercano altra gente dove andare a farlo. Un'ultima cosa, poi io sto seguendo gli ordini di scuderia, attenzione. Un'ultima, altre cose che vedevo, scusate, no, questa è la mia slide che andavo dietro a questo, perché giusto per farvi capire cos'è. Quando si parla di inquinanti atmosferici, e appunto mi ricollego a quello che il dottore diceva, allora la domanda, voglio vedere l'ARPAM, quindi Regione Marche, non è che facciamo, andiamo, non chiedo la Gaspù, voglio un tavolo di un contraddittorio, un tavolo tecnico dove mi si dice che non ci sono immissioni lì. Lo voglio. Perché poi io produco il documento sempre dell'ARPA, dove mi dice, occhio, attenzione, le spiego per quale motivo, lei lo sa meglio di me, dottore, per quale motivo non ci sono gli studi epidemiologici, perché purtroppo ci sono alcuni suoi colleghi che attirano con, sono molto bravi, ma attirano con certe campagne pubblicitarie, poi si va a curare il tumore a 25, 50, 60 milioni. Scusate, 50-60 mila euro e quindi sfuggono i dati, non si capiscono più, questo è il problema. In ultimo, quello che è forse la cosa più importante, l'ultimo che rimane all'interno di questa richiesta è: dovete coinvolgere la popolazione, cioè non è possibile che chiamate un dottore dall'Umbria a me da Senigallia o Montanari da Modena, non è possibile, cioè dovete far sì che la gente sappia, dovete far sì, dovete curare gli interessi della popolazione, non dovete guardare, dobbiamo farlo perché lo sviluppo economico, tutte stupidaggini, tre persone, per dare soldi a chi? Ai francesi, per far sì che loro guadagnino dal su e giù, e già questo mi fa imbestialire perché poi dopo chi paga il carburante? E non lo possiamo dire perché siamo dentro la chiesa, niente? E chi lo paga? Giusto? Allora, questo stanno facendo. E noi andiamo a agevolare questa situazione. Cioè, io penso che sia una follia. È solo follia. E allora io non dico a livello giuridico, non dico a livello economico, a livello sanitario, ma proprio per quella che è la discrezionalità amministrativa. Cioè, io, sindaco, io, regione, non lo seguo questa strada, perché seguo un'altra strada di sviluppo, turismo,
metterò altre 100 palme, le vostre palme so che avevano avuto qualche problema ultimamente, vado a mettere le palme, vado a cercare i tedeschi, vado a cercare, investo lì, non nella Gas Plus. Che cosa dirà la Gas Plus? Andate a San Benedetto a fare le vacanze? Non credo, eh. Concludo? Hanno fatto una scelta di morire. Perfetto. Allora, però il problema è questo. Bisogna capire se noi siamo ancora dei soggetti, delle pecore, o dei leoni, perché c'è solo una scelta da fare, è questa. In alcuni luoghi, in cui, in alcune situazioni, in cui è molto più dure di queste, molto più avanti di queste, molto più intricate, anche... Io non conosco i dati, quindi potremmo anche approfondire le carte, ma vi posso garantire erano fatti bene. Ci siamo trovati davanti 4, 5, 6 professori universitari e anche io mi sono permesso di dire, guardi, ancora Monti non c'era, se questo è il nostro livello universitario, ecco perché i nostri ragazzi all'università non combinano niente. Perché si sono vergognati, ma lei non si vergogna, professore, di dire queste cose, ma si vergogna, perché basta una persona che non capisce niente di chimica, sottoscritto, per metterla in difficoltà. Perché i progetti che loro presentano, e sarebbe interessante andare a vedere queste cose, vi posso garantire che se siete tacciati di problemi, questo sicuramente no, ma io sono convinto che andando a controllare qualche problemino viene fuori. Allora però dipende da voi. Voi siete, oggi che è la domenica prima di Natale, siete tanti, quindi vuol dire che tutto sommato è un argomento che vi tocca. Dipende solo ed esclusivamente da voi andare avanti o no. E non cedere a quello che è la tecnica della candela che normalmente i politici utilizzano. Vi fanno sfinire come le candele, poi piano piano si consumano finché si spegne. E rimangono 3-4 persone ferme lì a guardarsi, ma chi ce l'ha fatto fare? Questa è la tecnica che normalmente il politico convinto a voler portare avanti un'operazione di questo genere attua. Voi dovete fare una cosa diversa, dovete capire che ci sono varie sedi come muoversi. Prima la sensibilizzazione, quello che state facendo, i giornali. Secondo, non dovete aver paura, le azioni giudiziarie. Levatevi di torno il TAR, perché il TAR è un tribunale che io avrei già abolito da 40 anni, politico. Sapete come vi dice qui davanti, parte non ci sono neanche gli estremi, credo ormai, ma forse ancora con qualche provvedimento, direbbe, ma è un'opera di pubblica necessità, punto. Allora c'è la sede civile dove ognuno di voi può andare a fare i propri diritti. Ed è qui il discrimine, cioè il confine. Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, il politico dice, ma che me frega, fa pure il TAR, sai che chi paga? Chi paga il TAR? TAR lo paga la comunità, cioè voi fate causa al comune, alla regione, chi per essa, e lo pagate voi. No? Noi non abbiamo mai più, quando abbiamo capito questa cosa abbiamo attuato un'altra tecnica. Come ti chiami? No? Come ti chiami sindaco? No, sindaco, come ti chiami? Pinco Pallino? Benissimo. Tu invece consigliere? Pinco Pallino? Tu invece? Beh, io faccio causa a te. Poi fanno la diversa. No? Poi fai come ti pare, io vengo addosso a te. Adesso poi una causa infondata, benissimo. Tanto sta per qualche anno con la testa, tua moglie quando torni, che dici porca miseria, mi ha chiesto 20 milioni di euro. Vediamo un po'. E vi posso garantire che. Di euro però. Di euro, eh? Vi posso garantire che questa tecnica li ha. Noi finora. Proprio mai, mai. Anche laddove c'erano dei dubbi, siamo andati addosso. Perché vedi mai qualche magistrato che magari capisce la situazione? Qualche volta ci ha dato anche ragione, direi finora sempre, grazie a Dio. E quindi colpirli personalmente. Prima si parla. Qualora ci si capisce che è un modo per prendersi in giro, anzi per farli prendere in giro, e allora si attacca. E non bisogna aver paura. Perché fondamentalmente è inutile che continui a dire sì, vabbè, voglio tenere buono tizio, Caio Sempronio. Mi stanno massacrando. Questo è il concetto. Non rubo più altra tempo perché quanto io, scusate, adesso devo ritornare perché ho un incontro stasera, mi vuole aspettare, però io devo fuggire perché ci vuole, cerco di non perdere i punti nella patente, ti aspetto per un quarticello, 20 minuti, non di più, scusate e buon anno e buon Natale a tutti, a voi, grazie.